l'ultima ricetta di questo menù meraviglioso sul perdono, una ricetta molto golosa e anche molto facile da fare. Il dolce è il pezzo che preferisco perché io sono estremamente golosa, ma sono anche abbastanza pigra. Quindi cercheremo di prendere una serie di scorciatoie e un po' di trucchi per fare molto presto. E se vogliamo dare un tocco di classe a questa ricetta, a questa crostata, magari una tortiera a forma di cuore, così si intona molto bene al nostro Kitchen in Love. Ecco, una volta imburrata, anche nei bordi, mi raccomando, se no poi non la staccate più, un cuore imburrato, una frolla già pronta, così. Teniamo un po' di bordi perché poi ci metteremo la crema pasticcera e la frutta. Se avete frutti di bosco va benissimo, ma va bene anche qualsiasi altro tipo di frutta. Ripiegate i bordini e bucherelliamo con una forchetta. Così. Ecco, adesso 15 minuti le cuoce. Io vorrei, Andrea, aiutami a preparare una crema pasticcera in tempi rapidissimi, perché so che tu hai dei trucchi, sì, che io non ho. Abbiamo un trucchetto, c'è cioè un marchingegno infernale lì attaccato alla macchina del caffè. Quindi questa è una crema pasticcera che si cuoce col vapore della macchinetta. Col vapore della macchinetta, sì, quindi ci mette pochissimo. Pochissimo, però spieghiamo a chi non ha questo aggeggio magico come si fa una crema pasticcera. Tu sei chef, certo. Vero, mica finto. Certo. Allora, gli ingredienti sono i medesimi, latte, uova, zucchero e farina, soltanto che il processo viene fatto direttamente sul fuoco, quindi bisognerà mettere a bollire del latte in un pentolino e miscelare in una ciotola due rossi d'uovo con 20 g di farina e 75 g di zucchero. Nel pentolino metteremo 250 g di latte. Quando il latte prende il bollore, verseremo tutto il composto all'interno del latte. Con una frusta gireremo e lo porteremo a cottura sul fuoco. Ma la crema può impazzire? No, la crema no, perché ha la farina. Ah, quindi è questo che ci salva. Esatto, la sì. Crema, quindi anche se la fate senza aggeggio magico, non impazzirà. La crema non impazzirà. No. Il forno trilla, quindi il procedimento è terminato. Andiamo a vedere che ne è della nostra frolla bucherellata. Guarda che bella, non si vedono neanche i buchi. Perfetto. Allora, la crema mettiamo sopra direttamente. Esattamente, sì. Provo io e poi tu Vai. Dimmi se sbaglio, ma voglio avere delle tue indicazioni precise. Ok, devi riempirla bene fino a coprire bene tutti, senza eccedere, perché sennò poi si sente solo troppo più la crema. Sì. Troppa crema, poca crema, troppa acqua, difficile. Poca acqua. Le proporzioni sono sempre molto complicate in cucina. Okay, adesso siamo. Come li mettiamo? Ma diciamo che possiamo partire con le fragole sulla parte esterna, che la fragola, se tu la tagli a metà, assomiglia anche a un cuore. Allora, fragole a forma di cuore, in onore di Kitchen in Love. Okay, proprio di sì. Ok, con le fragole per adesso siamo a posto. Poi basta. Possiamo mettere questa me la magno. Un giro di mirtilli, che così spezziamo il colore rosso. Vai. Insieme. No, prima voglio vedere come lo fai tu. No, perché avere un cuoco vicino, seguiamo, ti senti anche un po'. Il contorno delle fragole. Ok. Adesso stesso giro con i lamponi. Ok. Inizia tu, io ti copio. Va bene. Mi piace questo lavoro di squadra. È un lavoro di concetto complicato, mica. Non tutti i cuori riescono dritti, come gli amori. È un po' la stessa cosa. Ecco, okay. Piace? Direi di sì. E poi possiamo tagliare la fragolina. Tocco di classe. E la mettiamo qua così. E voilà. Ragazzi, cioè scusate, fatta in 3 minuti? 3 minuti veri.